Ciao a tutti, buongiorno, buongiorno, insomma sono già le 3:30 quindi buongiorno e buon pomeriggio. Comunque, oggi video tag su, e questo video insomma questo tag si chiama Cinefan Tag e è in collaborazione di nuovo con Greta del canale Lady Sheila, con cui avevo già fatto una collaborazione qualche settimana. Settimana fa, se non mi sbaglio, una settimana fa, non mi ricordo. Comunque, avevamo fatto il video. Lo bombo e lo passi avevamo fatto. Dico, che ovviamente li rimando. Tanti baci per questa opportunità di avermi dato di nuovo per fare la collaborazione. Comunque, iniziamo il video. Sono 10 domande. Ovviamente, come al solito, quando avete finito di vedere il mio video, andate nel canale di Greta, che vi lascio il link giù nell'info box, e guardate anche il suo video. E seguitemi anche sui social, di cui il link trovate sempre nell'info box. Dunque, iniziamo il video, se no mi dilego un po' troppo. Allora, prima domanda. Da quanto tempo sei appassionato di cinema? Allora, io non sono proprio un'appassionata di cinema, però mi piace andarci, quello sì. Comunque, diciamo che da quando appassionata è proprio una parolona, però da quando sono usciti tutti i Fast and Furious al cinema, diciamo. Qual è il tuo genere preferito? Allora, il mio genere è sdolcinati, diciamo. Sì, sdolcinati, perché comunque ho diversi DVD in quella maniera. Comunque mi piace anche quelli d'azione, come tipo Fast and Furious. Vai spesso al cinema? Spesso dipende da che film ci sono, anche se ultimamente a parte Fast and Furious 8, qualche altro film bello c'è e ci sta, c'è stato, c'è e ci sarà. Quindi, diciamo, non proprio spesso spesso, però abbastanza, sì, dai. Preferisci i film in 2D o in 3D? In 2D, perché in 3D, come tutti sapete, bisogna mettersi gli occhialini, e a me quegli occhialini lì mi fanno venire un mal di testa atroce, quindi non li posso vedere. Meglio li guardo, però li guardo senza occhialini, anche se so benissimo che non è la stessa cosa, però purtroppo non ci posso fare niente. 5. Qual è il tuo primo e ultimo film? Allora, il primo che ho visto non me lo ricordo, perché ero piccola. Comunque, l'ultimo ho visto è Fast and Furious 8, appunto l'altra sera con il mio ragazzo. Poi va bene, di questo me ne parlerò in un vlog, quando farò, perché vi devo raccontare anche diverse cosine. Comunque poi ve le racconto. Tendi a vedere più volte un film che hai già visto? Allora, una volta sì, mi è capitato di vedere già un film con cui avevo visto con una mia amica, però un'altra mia amica voleva vederlo sempre con me, però io non gli avevo detto niente, l'avevo già visto, quindi sono ritornata a vederlo. Tanto mi faceva piacere rivederlo, perché mi era piaciuto talmente tanto, però non mi ricordo che film era. Comunque vabbè, mi era piaciuto tanto e l'ho voluto rivedere, appunto. Questi capelli proprio li ho appena lavati, quindi non mi stanno, li devo anche piastrare. Dopo finito il video li andrò a piastrare. Vabbè, non c'entrava niente questo. Comunque, al di là di tutto ciò. 7. Tra, l'ho scritto tutto su un foglio le domande. Tra trama, cast e regista, quale ti spinge di più a vedere un film? Allora, dipende che film è. Se è un film come Fast and Furious, tutti e tre, trama, cast e regista, perché come sapete, cioè come sapete, non lo sapete, però io amo
tantissimo, ma lo amo veramente tanto, 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 Vin Diesel, cioè Toretto, Dominic, cioè per me è bellissimo, cioè troppo bello. Fatemi sapere anche voi qual è il vostro attore preferito nel film di Fast and Furious, cioè fra tutti gli 8 e tutti quelli che ci sono stati comunque. Quella mi piace di più, appunto, come ho già detto, è Dominic Vin Diesel. E di donne, Letty, la moglie di Dominic. Fatemi sapere fra uomo e donna qual è il vostro preferito. 8. Compri DVD dei film che ti piacciono di più? Beh, sì, come ho già detto prima, alcuni li ho. Quindi DVD dei film che mi piace, tipo 3 metri sopra il cielo, Ho voglia di te, Scusa ma ti chiamo amore, Scusa ma ti voglio sposare. E poi alla domanda, mi sono dimenticata di dire, alla domanda qual è il tuo genere preferito, mi piace anche quelli della saga di Twilight. Non so se... vabbè, comunque, e c'ho anche tutti i DVD di quelli. 10. Comunque, sì, compro i DVD. Ah, scusate, il 9. Sbagliato. Hai dei film preferiti? Sì. Allora, come ho già detto anche poco fa, sono tutti quelli di Fast and Furious. Quelli della saga di Twilight. Scusa ma ti chiamo amore, Scusa ma ti voglio sposare, 3 metri sopra il cielo, Voglia di te. Angeli e demoni. Quello di Johnny Stecchino, insomma, no, ce ne sono tanti, abbastanza, che sono i miei preferiti, insomma, di cui mi piacciono tanto. Però quelli che mi piacciono più in assoluto sono Fast and Furious. Quelli non ce n'è. 10. Se un film ti piace, inciti gli altri a vederlo? Assolutamente sì. Infatti, su Facebook, un mio amico mi ha commentato il post che avevo messo io, andate qua a vederlo se volete. Appunto parlavo del film di Fast and Furious, cioè ieri l'ho postato, e mi aveva scritto: ma te l'hai già visto? E io ho fatto: sì, l'ho già visto, vai a vederlo perché è bellissimo. E infatti lui mi ha risposto: andrò a vederlo. Comunque, il video, le domande sono finite. Come al solito vi lascio tutti i link dei miei social, del mio secondo canale, e in più vi lascerò anche il link di Greta giù nell'info box, cioè il link del suo canale, così potete andare a dare un'occhiata anche al suo canale e a vedere poi anche il suo video e tutti gli altri video che ha fatto. Comunque, io vi mando un grosso bacione. E ci vediamo. Ah, ringrazio di nuovo Greta per questa opportunità che mi ha dato di nuovo per fare questa collaborazione. La ringrazio tantissimo. Mi raccomando, ora mi rivolgo a Greta. Mi raccomando, Greta, se hai delle idee, vuoi fare un altro video in collaborazione, fammelo sapere. Scrivimi pure su Facebook oppure lasciami un commento sotto a un qualunque video, tanto io risponderò a tutti, compresa te. Quindi io ti rimando un grosso bacio e ti ringrazio di nuovo per questa opportunità. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!